Racconta la sorella di Norma Cossetto, Licia. Quando io sono andata a riconoscerla, quando il maresciallo Arzaric dei Vigili del Fuoco l'ha tirata su dalla foiba, una signora mi è venuta vicino e mi ha detto: «Signora, io non le dico il mio nome perché tanto ormai non interessa più, però io abito di fronte a quella scuola e dalla mia finestra ho visto sua sorella legata a un tavolo. Chiamava mamma, chiedeva da bere. L'hanno tormentata fino a quando poi lei era quasi morta. L'hanno portata via, a piedi, con tutti gli altri, di notte verso la foiba. Norma deve essere stata buttata dentro per ultima e ancora viva, perché il maresciallo Arzaric mi ha detto che l'ha trovata come quasi appoggiata su una pietra. Prima di tutti gli altri corpi hanno estratto il suo corpo. Io e mio cugino gli abbiamo tagliato il filo di ferro perché aveva le mani legate dietro la schiena. Aveva tutti i seni pugnalati, aveva tutti gli abiti tirati su alla cintola. E io l'ho riconosciuta solo da un pezzo di golfino che papà alcuni anni prima ci aveva regalato. Era un golfino tirolese che ho riconosciuto subito. In attesa del funerale, Norma fu portata nella camera mortuaria del cimitero di Castellier. I tedeschi, a seguito della mia denuncia, avevano catturato alcuni dei partigiani titini responsabili dell'inutile violenza. I sei catturati furono costretti a vegliare tutta la notte la salma di mia sorella prima di essere fucilati, e si dice che tre di loro impazzirono. Se così fosse, si potrebbe ancora sperare nell'uomo. Chi compie il male forse non è irrimediabilmente sordo al pentimento, alla voce della sua coscienza. C'è un'immensa differenza, asserisce il filosofo Svetan Todorov, tra quelli che muoiono combattendo perché hanno scelto di rischiare la vita e quelli che, membri della popolazione civile, non fanno che subire il male senza aver fatto alcunché per provocarlo né per proteggersene.